Coach Bianchi è il coach responsabile della prima squadra, al momento, punto. Quello che succederà la settimana prossima sarà oggetto di valutazione la settimana prossima. Chi comincia? Massa? Prego. Al momento il coach è la prima squadra, quindi ovviamente il tempo è poco, su cosa interviene, come ha reagito la squadra dal punto di vista mentale alla partita di 2 giorni fa, cosa vedremo di nuovo, cosa vedremo di nuovo? Beh, credo che di nuovo si debba vedere una reazione ai fatti che sono successi, alla prestazione che c'è stata. Di nuovo ci deve essere soprattutto questo, cioè una squadra che gioca con la consapevolezza del difficile momento che sta attraversando e che quindi deve reagire. Questo è quello che ognuno di noi si aspetta. E questa è l'unica cosa sulla quale c'è il tempo per lavorarci, perché poi la squadra ha delle regole e continueranno a essere quelle le regole, chiaramente, degli equilibri e saranno quelli. E in un giorno non si cambia nulla, però veniamo da una prestazione sicuramente al di sotto di quelle che erano le aspettative di tutti, anche della squadra stessa, perché abbiamo giocato una partita importante, non l'abbiamo sicuramente affrontata con la concentrazione, con la cattiveria che ci aspettavamo tutti, che eravamo pronti a mettere in campo, e questo è un aspetto importante. Domani invece c'è la prova d'appello dopo tutto quello che è successo e credo che la squadra debba dare questa risposta. Grazie. Coach, dal nostro punto di vista probabilmente una reazione della squadra anche o almeno dei singoli si è vista rispetto, diciamo, dopo la Dina. Quello che forse è un po' mancato è il pallino, il gioco, cosa bisogna cambiare dal punto di vista tecnico. Ma guarda, io e Giovanni eravamo uno staff, quindi le scelte che sono state fatte, tecniche, sono state fatte dallo staff. Poi c'è il capo allenatore che è responsabile dello staff, ma è chiaro che qualsiasi scelta tecnica è stata sempre condivisa, quindi di tecnico ci sarà ben poco di diverso. Da un punto di vista delle situazioni in campo, che saranno situazioni che abbiamo già visto, che abbiamo già giocato, però, ripeto, come tu esegui o giochi, attacchi o difendi le situazioni che fa la differenza. Soprattutto domani dovrà essere questo. Princi, ci sono domande? Andrea? Giovanni? Coach. Ciao. Buongiorno. Questi giocatori, presi singolarmente come collettivo, secondo la tua esperienza, hanno le corde per realizzarsi quanto prima dal punto di vista dei risultati? È una domanda scontata, però è una tua opinione. Ma io credo che da luglio a adesso questa squadra ha avuto poca fortuna da un punto di vista fisico. Raramente siamo riusciti a lavorare con tutti i giocatori contemporaneamente a disposizione e questo certamente non ha aiutato i giocatori a non dico a essere squadra, però a essere squadra più completamente, perché stai più tempo insieme, condividi più tempo, ti conosci, perché questa è una squadra praticamente tutta nuova. E mettere insieme 10 giocatori non è che è così semplice
è scontato, quindi ci vuole del tempo. Sicuramente la squadra ha risentito di questa situazione fisica, perché ci sono venuti a mancare durante la preparazione dei giocatori. Si sa che durante la preparazione è fondamentale avere la squadra a disposizione per il lavoro condizionale, cioè mettere in forma i giocatori, e poi dal punto di vista tecnico far parlare tutti la stessa lingua. Questo un po' ci è mancato, e ne risentiamo sicuramente. Però questo non è un alibi, una scusa, è una fotografia della situazione dall'inizio a oggi. È chiaro che questa squadra deve dare di più, non è questione di può, deve. Nino, domande? Ma al di là degli aspetti tecnici, coach, gli infortuni che ci sono stati inevitabilmente, hanno influito. L'impressione che ho avuto io, guardando un po' all'esterno, io vivo a Roma, chiaramente seguo la squadra anche in trasferta quando posso, però l'impressione che ho avuto è che ci siano degli aspetti, soprattutto caratteriali, in alcuni giocatori e poi nel gruppo, che in qualche modo stanno influenzando un po' anche la prestazione del parquet. Tu, che la vivi sicuramente da di dentro, e hai sensazioni sicuramente più precise delle mie, hai l'impressione che questo gruppo abbia degli elementi che in qualche modo, con il proprio carattere, non... Io credo che ogni gruppo, in ogni gruppo, ci sono degli elementi di grande personalità. In ogni gruppo vincente ci sono. Devono loro imparare ad andare d'accordo, e il lavoro dello staff è quello di cercare di capire qual è la strada tecnica. Perché poi dopo, quando tu fai questo lavoro, non è che devi uscirci per forza a cena con un tuo compagno di squadra. Ci devi solo giocare bene. Per quelle 2 ore che ti alleni, 4 ore che ti alleni al giorno, e soprattutto la domenica. E tutto il resto non deve influire. E quindi questa è la strada. Voglio dire, è normale in ogni gruppo vincente. Perché se voi guardate tutte le squadre che hanno vinto, non avevano un giocatore, un gruppo solo di operai con un fuori classe, no, erano tante personalità importanti che si sono messe insieme. Probabilmente il fatto di non aver cominciato con il piede giusto, quindi di aver perso la prima partita giocando male, ma all'ultimo secondo, e quello un po' ci ha segnato, che fossimo partiti con una vittoria, ma abbiamo perso. E da lì è stato sicuramente tutto più difficile. Abbiamo vinto 2 partite di seguito, alla fine della seconda partita vinta contro Scafati, che al di là delle polemiche, delle cose che ci sono state, comunque è la capolista, e non avevamo giocato male, assolutamente, né in attacco né in difesa. Si fa male il giocatore più importante, giochiamo 4 partite, di cui 3 fuori casa, una pessima in casa, indegna in casa, ma le 3 partite, Ferentino, non siamo riusciti a entrare in partita. Ma Siena e Trapani, la squadra veniva da 2 prestazioni da un punto di vista caratteriale e anche del gioco, e in crescita. Onestamente la prestazione di giovedì è inaspettata, perché la squadra aveva dato dei segnali, e l'innesto che c'è stato non mi sembra che sia, non si sia inserito nella squadra, mi sembra che comunque, per essere stata la prima partita, ha fatto vedere che cosa può dare alla squadra, e credo che quello che lui può dare è quello che un po' ci stava mancando. Quindi vediamo. Ripeto, domani è un test importante, giochiamo contro una capolista, una squadra che gioca con una fiducia incredibile, che crede nelle scelte che fa in attacco e in difesa.
giocatori che poco conosciuti, che però hanno trovato subito un modo di stare insieme, e questi giocano con fiducia, fanno canestro tutti, in difesa una volta fanno zona, una volta ti seguono, un'altra volta cambiano, cioè, fanno tutte queste cose qua, però le fanno bene. Quindi domani servirà avere concentrazione, se abbiamo un piano partita e l'avremo, dovremo seguirlo, perché questa squadra cerca di non farti eseguire il tuo piano partita. Valerio? Ciao. Il problema più, entrando più sugli esami di natura tecnica, perché a mio avviso buona parte delle cause nascono da atteggiamenti sbagliati da valutare, se dei singoli o di impostazione, che non possiamo essere noi a valutare, se non dopo un certo numero di partite. Però di sicuro il dato numerico è scoraggiante, soprattutto dal punto di vista della dote che da 30 anni a questa parte non ha visto mancare nella dote, cioè soprattutto l'aggressività difensiva attraverso la quale poi costruiva la maggior parte dei successi casalini. E il fatto più penalizzante a mio avviso è che Roma, che aveva viaggiato prima di una settimana fa una media punti in pari inferiore ai 70 punti, si è venuta qui a maravanteggiare, c'è qualsiasi azione offensiva, qualsiasi movimento offensivo andava in porto, e lo faceva non con i tiri della domenica, come posso convenire dal punto di vista della valutazione della prestazione in Trapani, dove 3-4 tiri oggettivamente che di tecnico sì, hanno veramente poco, ci hanno sicuramente penalizzato nei momenti peggiori della partita, riesaminandola poi a mente fredda, riesaminandola a riguardare. Invece giovedì, obiettivamente, proprio è una squadra che con la testa non è sicuramente proiettata all'aspetto difensivo, e senza difendere in questa due non si va da nessuna parte. Il professor Nicolic diceva che vince la squadra che subisce meno canestri, non vince la squadra che fa più punti. E questa è sicuramente una cosa da tenere presente. Sono d'accordo con te, però volevo fare un'osservazione. Cioè, quello che tu adesso hai detto, cioè che la nostra prestazione a Trapani è stata anche non aiutata dalla sorte, ma è stata una prestazione positiva di tutta la squadra. E questo, mi permetto, nei media, se uno va a rileggere, non c'è scritto. Non c'è scritto. E allora, se è giusto, come è giusto, fare tutti i rilievi, fischiare la squadra, deve anche essere corretto che quando succedono queste cose, quando la squadra gioca bene, ma è sfortunata, bisogna avere il coraggio di dirlo. E non è successo da parte di nessuno. E vi sfido. Ma questo, al di là della polemica. Benissimo. Al di là della polemica, è chiaro, l'ho detto prima, forse tu non c'eri. Cioè, la prestazione di giovedì è una prestazione che non può ripetersi. Mi è stato chiesto che miglioramenti mi aspetto. Mi aspetto un miglioramento sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento, del modo di stare in campo, della voglia di far vedere che vogliamo vincere la partita, perché questo è quello che ci manca. Non è una questione tecnica, quello viene dopo. Lo dicevo prima, le regole, come attaccare, viene dopo questa cosa. A noi adesso dobbiamo mettere in campo questa cosa, e domani ce lo dobbiamo. Io me lo aspetto dalla squadra, lo pretendo dalla squadra dopo quello che è successo. Colleghi, se ci sono altre domande, perché...